se uno non riesce a capire che territorio libero è stato costituito per unire le comunità, conseguentemente quando si sfila in favore di questo progetto, è un progetto che unisce, non separa. Dunque, se uno fa questi tipi di dichiarazioni qua e cerca costantemente di alzare gli animi l'uno contro l'altro, non ha capito nulla di questo progetto. Allora io sostengo che questo progetto si potrà realizzare quando tutte le comunità si uniranno e vedranno un futuro comune. In questa fase, continuando con, ho sentito prima dichiarare guerra all'Italia alla riunione che abbiamo fatto i candidati sindaci. Cioè? Lo so, una dichiarazione estemporanea che ha fatto Giorgio Markesic 2 ore fa, quando eravamo al tavolo delle professioni con ingegneri, architetti, ha esordito, diciamo, con questa dichiarazione, ha fatto sorridere un po' tutti. Sì. Aspetti, guerra all'Italia, ovviamente, siccome purtroppo non parlo lo sloveno e quindi Vito Cazzo non ha capito cosa parlava in lingua italiana, ho detto subito che la mia dichiarazione di guerra è in senso non guerrizzato ma metaforico, perché noi siamo già in guerra con lo Stato italiano, dal momento che siamo occupati dello Stato italiano, sia ben chiaro. Quindi una guerra diplomatica, come ho detto poc'anzi. Ma allora sarebbe il caso che ci si imparasse ad esprimere in certe situazioni, no, con pensieri compiuti e non con slogan. Che non hai capito, tu non hai capito, voi due non avete capito, sì, perché purtroppo voi siete finti indipendentisti, ma avete preso per i fondelli. E tu sei un indipendentista leghista. No. Ecco, se divento sindaco, cosa che propongo è di fare dalla scuola elementare riprendere la storia 47-54. Aspetti che il sistema è caduto il microfono. Allora, ecco, dai, dalla scuola riprendere 47-54 e studiare, siamo d'accordo. Insegnare queste cose e poi insegnare e insegnare anche il trattato di pace, perché guardate